In commissione è stato ampiamente discusso questo regolamento, in modo particolare l'articolo 20 che oggi l'assessore presenta emendato, credo accogliendo anche una delle teorie che su questo articolo 20 si era cercato di esprimere in commissione, e cioè quella che il regolamento che viene emanato si occupa della disciplina delle attività di esteticista e parrucchiere, in modo innovativo anche dell'attività di piercing, che non era ricompresa nei precedenti regolamenti ma nel regolamento di igiene, quindi riconduce ad unità tutta una serie di attività che intervengono dal punto di vista estetico sul corpo umano, e quindi in questo modo in modo positivo e apprezzabile, e quindi è chiamato a disciplinare le attività che in questo tipo di attività, quindi quelle di estetista e quelle di parrucchiere, rientrano. Non tutte quelle attività nuove che si stanno affacciando sul mercato, ma che non possono e non hanno i requisiti dell'attività estetica o dell'attività di parrucchiera. In modo particolare, credo il problema si ponga per quanto riguarda l'attività di estetista, perché l'attività di parrucchiera, anche da un punto di vista normativo e di definizione, è più facilmente inquadrabile. Quello che sfugge ad una definizione precisa è l'attività di estetista. Allora io credo che avere raccolto l'indicazione di chi come me riteneva più opportuno cancellare l'elenco delle materie non ricomprese in questo regolamento vada nella stessa direzione che auspicavano i colleghi Peresson e anche De Bortoli, cioè il risultato, che è quello che tutti noi desideriamo e che credo che anche l'amministrazione comunale nel proporre questo regolamento si prefigge di raggiungere, e cioè che le attività di estetista, quindi quelli che intervengono dal punto di vista esterno sui trattamenti di bellezza del corpo umano, siano appunto ben determinate e ben disciplinate, lasciando invece che tutte le altre attività, non essendo attività di tipo estetico, non possono usufruire di questa etichetta o di questa targa, e pertanto vanno sottoposte ad uno stretto controllo. Quindi sul fatto che tutte queste attività che vengono svolte in maniera piuttosto anche discutibile in locali della cui idoneità bisognerebbe effettivamente verificare non rientrino nell'attività di estetista, penso che questo non ci sia nessun dubbio, ma questo non perché lo dice il regolamento comunale del comune di Pordenone, ma perché lo dice la legge nazionale, lo dice la legge regionale. Quindi sgombrato il campo da questo problema, cioè quello appunto, ripeto, di ricondurre ad un'esatta definizione dell'attività di estetista tutta una serie di attività e non altre, credo che il fatto di non aver fatto un elenco delle materie non ricomprese sia anzi una garanzia per chi svolge l'attività di estetista e anche per chi poi dovrà dare delle risposte a chi si presenterà presso gli uffici comunali a dire: la mia attività rientra o non rientra nell'attività di estetista, devo seguire o non devo seguire il regolamento per aprire l'attività, che tipo di struttura mi devo dotare, perché la normativa è una normativa complessa. Ma e quindi andare a fare un elenco di attività non ricomprese diventa pericoloso nel momento in cui poi arrivano nuovi tipi di pratiche che non possono e che non trovano una definizione all'interno del regolamento. Quindi bene fa secondo me questo regolamento a disciplinare l'attività di parrucchiere e di estetista e anche quella appunto di piercing. Va secondo me nella direzione che indica lo stesso legislatore che è intervenuto su questa materia nel 2007. Ricordo che la legge nazionale, in modo particolare per l'attività di estetista, è la numero 1 del 90, che poi è stata modificata nel 2007 con un decreto legge numero 7, che ha sostanzialmente abolito l'autorizzazione per l'esercizio di queste attività, sostituendola con quella che all'epoca era la dichiarazione di inizio attività, quindi adesso la SCIA, e
che ha abolito la subordinazione di questa, di queste, dell'esercizio di queste attività al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, quindi l'abolizione di criteri di distanza minima o di parametri numerici è stata imposta dalla legge nazionale, e anche l'abolizione del rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, che infatti mi pare decade in questo regolamento. Quindi questi sono tutti fattori sicuramente positivi. Quello che infatti in modo particolare la legge, ma anche la giurisprudenza, in modo particolare si occupa e soprattutto quello di cui è importante tutelare il cittadino nell'esercizio di attività come quelle di estetista, non è tanto differenziare la pratica di estetista da altri tipi di pratiche che intervengono sul corpo umano dal punto di vista estetico, ma proprio la tutela della salute delle persone e la tutela anche di professioni come quella del medico, che non possono essere surrogate in attività di tipo come quelle appunto di estetista. Cioè voglio dire che il riferimento che si fa in questo emendato articolo 20 all'articolo 1,3 della legge numero 1 del 90, quindi alla legge nazionale, è un riferimento molto importante, perché questo è quello che conta nella disciplina dell'attività di estetista, cioè distinguere che cosa è attività di estetista e che cosa invece è attività medica. Pertanto la legge e la giurisprudenza sono univoche nello stabilire che rientrano nell'area della medicina di indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria eseguite negli ambulatori dirette alla prevenzione e alla correzione degli inestetismi costituzionali acquisiti quali esiti di malattia, e quindi queste prestazioni rientrano nell'area della medicina di indirizzo estetico e sono di norma di pertinenza di branche specialistiche quali l'endocrinologia, le scienze dell'alimentazione e dietologia, fisiochinesi terapia, dermatologia, angiologia, chirurgia plastica, chirurgia maxillofacciale. Cioè questa è la cosa importante, non permettere che all'interno di attività di tipo estetico, nel senso di esercizio di attività di estetista, vengano poi svolte invece attività che sono di tipo medico e che quindi richiedono una competenza professionale ben maggiore e diversa, e che sono appunto attività mediche o sanitarie che sono soggette naturalmente a regole e a norme ben diverse. Pertanto, ecco, il mio modo di vedere l'emendamento che è stato presentato ha tutto il diritto di essere accolto positivamente, perché ripeto, mi pare che questo regolamento vada nella direzione di valorizzare le professioni artigianali, di valorizzare la professionalità delle persone che hanno conseguito un diploma di parrucchiere, di estetista, e naturalmente nel momento in cui poi sono previste anche le sanzioni al mancato rispetto di questo regolamento, punire anche, e in questo chiedo fin d'ora l'amministrazione di essere molto severa nei controlli, così come auspicavano i colleghi De Bortoli e Peresson, molto severa nei controlli di chi queste regole non rispetta, né dal punto di vista dei locali, che hanno tutta una serie di normative stabilite tra l'altro dall'azienda sanitaria da rispettare, ma anche dal punto di vista delle qualifiche professionali e anche dal punto di vista del tipo di interventi che sulla pelle, ed è proprio il caso di dire, dei cittadini vengono effettuati. Ma mi pare che questo regolamento questi elementi li abbia, vedremo poi appunto anche quale ne sarà la concreta applicazione